Una buona serata a tutti i telespettatori e bentornati a Studio Robur. Robur che non riesce a infrangere questo tabù, questa maledizione che si chiama Artemio Franchi. In casa ennesima sconfitta, sono 4 su 4 in stagione considerando la Coppa Italia. Al rastrello passa anche la Pro Patria, forse fa ancora più male perché arriva al 90esimo, un gol al 90esimo che fa contento il mister della Pro Patria, Javorcic, che dirà è stata una partita da parte nostra perfetta. La Pro Patria non aveva ancora vinto in campionato, invece una partita dove per la prima volta abbiamo perso la linea guida, dirà Alessandro Dal Canto in conferenza stampa. Un passo indietro, ammesso anche dal mister Bianconero, rispetto alla vittoriosa partita di Lecco e il Siena deve fare i conti con l'ennesimo KO. Le interviste ci sentiremo anche Marco Guidone, che ha esordito dal primo minuto al posto di Polidori, ha avuto anche un paio di occasioni nel primo tempo, due occasioni, due tiri col sinistro anche per Shadi Oukhadak, anche lui ha parlato alla fine del match. Poi apriremo una parentesi nella seconda parte di Studio Robur sul settore giovanile, sulla Berretti, perché sabato è partito il campionato della squadra di mister Stefano Argili, che ci ascolteremo, e poi è presente alla partita anche Ezio Brevi. Abbiamo intervistato anche lui, lo ricorderete, un'annata nel 2006-2007, l'annata di Beretta, quando il Siena si salvò all'ultimo tuffo, all'ultimo secondo con il 2-1 sulla Lazio. Chiusa questa parentesi, torneremo alla prima squadra perché mercoledì ci aspetta l'impegno più difficile della stagione sul campo della capolista, il Monza, che fin qui ha fatto 5 su 5, ha sempre vinto. Questi, riassumendo i temi di oggi, ne parleremo con la Pocinelli, Buonasera a tutti. Buonasera. Luciano Sardone che torna, bentornato Luciano, Valerio Beltrami e Ciao, buonasera a tutti. Lorenzo Mulinacci, Buonasera. presidente del Siena Club Fedelissimi. Se poi abbiamo tempo, verso la fine facciamo anche un accenno alla questione stadio che è tornata un po' al centro dell'attenzione. Facciamo così, partiamo subito con la sintesi di Robur Siena Pro Patria, così torniamo in studio poi per commentare. Fa ancora più male la quarta sconfitta stagionale in casa perché arriva al tramonto di una gara che stava ormai scivolando verso lo 0-0. Dopo Mantova, Olbia e Carrarese a passare al Franchi e la Pro Patria che non aveva mai vinto finora e che trova il sorriso al 90esimo col giovane Colai, di proprietà Sassuolo. Dal Canto conferma il 3-5-2, stesso modulo degli avversari, ma sceglie Varga al centro della difesa al fianco di D'Ambrosio e Baroni sotto gli occhi del babbo Marco in tribuna. Due gli esordi dal primo, Guidone in avanti con Cesarini e Bentivoglio Play che manda in panca Gerli. Il primo tiro di Mastroianni in fuorigioco su intuizione del sempreverde Le Noci conferma le ottime impressioni su Confente che para dimostrando una grande reattività. Il Siena spinge soprattutto con Ucad, il cui sinistro impegna Tornaghi, attento in due tempi con Cesarini nei paraggi. Altro squillo di Le Noci con un tiro da fuori ed è la Pro Patria a fare la partita. Al 18esimo, sugli sviluppi di un angolo, Bertoni al volo colpisce Lombardoni, poi Boffelli arma il sinistro e trova l'esterno della rete a portiere battuto. Nel finale si sveglia Guidone che dimostra un buon feeling con Cesarini, suo compagno alla Reggiana. Prima un sinistro che impegna Tornaghi dopo un bell'assist del mago, poi ancora dialogo tra i due, palla alta non di molto, ma sono gli ospiti a collezionare un'altra palla gol. Sponda di Mastroianni per Ghioldi, apertura per Le Noci, palla in mezzo e Galli col piattone non trova lo specchio. Nella ripresa i ritmi si abbassano, da segnalare una punizione alta di Le Noci e un'altra iniziativa di Ukadda col sinistro deviato che non inganna Tornaghi, poi Guidone non ha fortuna in rovesciata. Dal Canto fatta il dopo 20 minuti, dentro Guberti, Polidori e Setolo, il passaggio al 4-2-3-1, ma creare è sempre la Pro Patria. Galli mette una palla bassa in mezzo, gran tocco di Le Noci per Parker, il cui mancino è salvato da un grande intervento di Confente. Poi al 90esimo arriva il gol. Parker vede l'inserimento di Colai, appena entrato al debutto nei professionisti, che infila Confente. È la goccia che fa traboccare il vaso, partono fischi e contestazioni di un pubblico costretto a vedere la quinta sconfitta consecutiva in casa. Per ritrovare l'ultima vittoria bisogna andare indietro al 28 aprile 2-0 col Piacenza. Sabato contro la Pistoiese saranno 5 mesi esatti di digiuno. Eh sì, 5 mesi esatti dall'ultima vittoria in casa contro il Piacenza. Parto da Valerio Beltrami, un'analisi di questa partita.
La seconda domanda? No, no, vabbè. Sono un po' perplesso. Sono un po' perplesso perché il primo tempo di... Allora, una premessa. Io detesto il turnover, perché per me gioca chi è in condizione, chi sta bene, poi uno lo puoi cambiare. Cambiare quattro persone contemporaneamente quando hai vinto una partita sola, non è che sei in un momento così di splendore. Altri comunque gli equilibri che ancora c'è da trovare. Quindi, detto questo, però, io credo che la difesa del Siena non sia congegnata per giocare a due, non deve giocare a tre, perché il gol che hai preso è la fotocopia di quello che hai preso con la Carrarese, che c'era troppo spazio, lo si è inserito tranquillamente, l'aveva fatto una mezza magia Maccarone, questo non ha avuto necessità. E hai rischiato anche pochi minuti prima su quella bella parata del portiere. Il primo tempo però noi siamo andati 6-7 volte sul fondo, sia a sinistra che a destra, e quando vai 6-7 volte sul fondo e metti palla bene, sono tutte palle gol, perché basta che arrivo prima, un attimo prima io, oppure tu comunque il giocatore, l'avversario in genere corre verso la porta, quindi è anche in difficoltà nel liberare, non è che è semplice. Per cui mi aspettavo che prima o poi il gol potesse arrivare. Avevamo un problema in mezzo al campo, perché avevamo un problema fisico, fin dall'inizio. Io sentivo qualcuno che criticava la prestazione del nostro esterno basso di sinistra, in realtà lui l'aiuto non l'ha avuto mai, quindi si trovava sempre in mezzo a due e non sapeva mai se uscire, se scappare, e per fortuna che con tre dietro la copertura te la dai. Quando poi siamo passati a un 4-2-3-1, diciamo a 4-4-2 sostanzialmente, e lì c'è stato il delirio secondo me, perché dietro hai aperto questi varchi. In mezzo avevamo Bentivoglio, aveva fatto un primo tempo non da tramandare i posteri, ma insomma comunque ha fatto girare palla eccetera. Dopo 5-10 minuti del secondo tempo l'aveva completamente finite, e quindi siamo trovati con due in mezzo al campo, con uno in mezzo al campo che era Arrigoni, che io credo, dicevo prima all'Apo, penso stia prendendo da ieri sera aspirina dal mal di testa che gli è venuto, perché cioè, non avevi possibilità di filtrare niente. Tutto questo unito anche al calo fisiologico di Cesarini, che il primo tempo aveva speso tantissimo, era quasi inevitabile perdere la partita. Poi ci ha messo qualcosina l'arbitro, quella era una punizione, però non puoi star a vedere gli errori degli altri se prima non esamini i tuoi. Quindi io sono rimasto perplesso, a mio modestissimo modo di vedere, sarebbe stato sufficiente rimettere due centrocampisti che avevano giocato titolari la volta precedente, sostituendo i due che non avevano mai giocato quest'anno, se non sbaglio, dall'inizio, e che quindi erano in chiara difficoltà fisica. Io penso che continuando a giocare con lo stesso sistema, mettendo però due centrocampisti in aiuto ad Arrigoni, l'avrei vista. Però certo. Poi questa è una visione, e non è col senno del poi, perché potevamo fare gol anche al 90esimo, avrei detto le stesse cose, perché il secondo tempo è stata veramente penosa. Primo tempo no, io primo tempo non credo che negli annali sarà da ricordare il primo tempo di Siena Pro Patria, però insomma comunque era stato dignitoso. Certo, era stato dignitoso. E anche dal canto ha detto una cosa simile, cioè anche se fosse finita 0-0 sarei stato non soddisfatto. E facciamo così, ce lo sentiamo subito il mister dal canto e poi torniamo per continuare l'analisi della partita. Mister, lo aveva preannunciato nel prepartita, sarebbe stata una partita chiusa, con pochi spazi, è andata esattamente così, poi la beffa nel finale, un contropiede, forse ci voleva un po' più attenzione, soprattutto forse nella palla persa negli ultimi minuti. Sì, era la partita che ci aspettavamo, il gol stavolta mi tocca dirlo, anche se di solito non intervengo mai, ma è clamorosamente iniziato da un fallo, perché io capisco che commettiamo degli errori, però anche quando non lo facciamo, secondo me è giusto che ci venga dato quello che è nostro. Però in generale la squadra sì, ha fatto un po' di fatica, è stata un po' contratta, poche occasioni per parte, ci aspettavamo tutti qualcosina di più, ecco, soprattutto sotto il punto di vista del risultato, che oggi è la cosa che ci preme. Nel secondo tempo per lunghi tratti la Pro Patria è stata bassa, chiusa, compatta, e la Robur aveva la possibilità di gestire la palla, a volte forse c'è stata un po' troppa frenesia, forse anche per la voglia, il desiderio di vincere, per questo loop negativo che adesso c'è in casa, ci vorrebbe forse un po' più di serenità e tranquillità, perché va bene l'aggressività, però forse poi il nervosismo non fa bene al gioco, soprattutto nella pulizia dei passaggi.
Sì, ora è un momento dove vogliamo risolvere i problemi tutti quanti dando qualcosa in più, alle volte volendo fare questo ci incartiamo un pochettino su squadre che sono chiuse così. Io credo che ogni piazza, al di là dei giocatori in sé, abbia la propria caratteristica, il proprio DNA. Questa si evince facilmente che non ha la tipologia di atteggiamento che ha avuto la Pro Patria. Noi, questo è un calcio che possono fare loro e che va bene per loro. Se non continuiamo a fare noi, non credo che saremo contenti nessuno, e quindi dobbiamo tentare di non perdere la nostra identità, ritornare a essere una squadra che propone, che tenta di offendere. Questo è compito mio, sono qua apposta, quindi non è nulla a indicare i giocatori, quindi tentiamo di ritrovare un pochettino quello che è il nostro modo di essere. Questo era Mister Dal Canto, c'è la pubblicità, restate con noi perché fra poco continuiamo a parlare con i nostri ospiti di Siena contro Pro Patria. Di nuovo in diretta con Studio Robur, ci siamo sentiti poco fa le dichiarazioni di Alessandro Dal Canto, adesso vado da Lorenzo Mulinacci. Lorenzo, la mano del mister ancora penso non si sia vista. Ma assolutamente no. Io il famoso detto, che è vecchio, però secondo me è sempre attuabile, che squadra che vince non si cambia, o in alternativa si cambia poco, io mi aspettavo che dopo la buona partita giocata a Lecco contro una squadra che non sarà niente di che, ma nemmeno la Pro Patria era una squadra d'alta classifica, quindi io mi aspettavo che venisse riconfermata gran parte degli 11 andati in campo a Lecco, a partire dalla difesa, perché secondo me la difesa è il reparto che più di ogni altro ha bisogno di giocare insieme, perché c'è il colpo d'occhio, c'è l'intesa, se te avevi trovato i tre che Baroni centrale, D'Ambrosio a destra e Panizzi a sinistra, e avevano giocato bene, non si era preso gol, per quale motivo sei andato a rivoluzionare, compreso i tre di difesa nella partita con la Pro Patria, riproponendo ancora una volta Varga, che secondo me per me non può giocare a questi livelli in Serie C. Varga non può giocare, sicuramente è meglio Romagnoli che sta con panchina se deve giocare, ma c'è puoi spostare Baroni a sinistra per far giocare Varga al centro, questo secondo me è stato, poi non è che si è preso gol per colpa della difesa, si è preso gol nel secondo tempo quando la squadra è franata, un Bentivoglio che secondo me c'ha solo il nome del grande giocatore che è stato e che ha fatto 350 partite in Serie A, un Serrotti che in questo momento è impresentabile, tenere in panchina Gerli secondo me è un errore gravissimo in questo momento, e quindi sommando tutti questi piccoli errori siamo arrivati a un secondo tempo veramente noioso in cui te hai preso il gol al 90esimo, che però lo potevi prendere anche prima, perché le occasioni più grosse l'ha avute la Pro Patria per andare in vantaggio. Poi è vero che sicuramente si è visto anche prima, c'era un fallo su Arrigoni e quindi molto probabilmente se fischia quel fallo il gol non lo prendi, su Cesarini scusa, però è anche vero che se la partita finiva 0-0 non è che c'era a fare feste. Eccolo qui l'intervento dubbio. Cesarini porta palla, va giù a terra e da questo momento la Pro Patria riparte. Certo, poi c'è tutto il tempo per far gol e per arginare. Questo è l'intervento sul quale il Siena ha protestato molto. Ora chiedo anche la vostra opinione. La mia è che Cesarini si trova marcato da due avversari. Sono due interventi, io li chiamo mezzi falli, cioè presi singolarmente secondo me non sono falli, sommati il fallo si può dare. Non so se secondo me è il secondo intervento, che quello da dietro, questo che arriva da dietro che va addosso al giocatore proprio senza curarsi del pallone, ma secondo me un fallo del genere nel calcio inglese si mettono a ridere, non lo fischiano nemmeno, cioè, ricordiamoci che il calcio è uno sport di contatto, non è il calcetto, perciò credo che sia più
un linguaggio del corpo del giocatore molto stanco che è un fallo in sé per sé. Forse diciamo che sommando dal vivo l'impressione poteva essere questa, ma rivedendolo con l'esperienza arbitrale credo che l'arbitro non l'abbia valutato come tale. Valerio, te che dici? Io fischiavo per due motivi. Primo, perché è vero che andava sulla palla, ma tra la palla e il non può andare sulla palla travolgendo la gamba di quell'altro. Secondo, perché il buon senso, che io penso che sia sempre merce più rara nel mondo, non solo nel calcio, presuppone che la partita la fai finire 0-0. Ora, questa non è una dichiarazione certo, né tecnica né, però quelli so, l'arbitro aveva quel mezzo fallo al lì posto del cuore, allora no, no, ma quel ammesso sia un mezzo, secondo me è punizione, ma ammesso sia un mezzo fallo, magari al decimo del primo tempo quello non lo fischi perché dai un'impronta alla partita. Alla fine credo che quelle siano situazioni in un senso e nell'altro da interrompere, penso. Però il Velasco diceva: io non mi occupo delle cose che non posso modificare, quindi è inutile che stiamo a parlare d'arbitri, anche perché questo ammesso e non concesso è un errore relativo. E come diceva Lorenzo prima, poi se anche finivi 0-0, per carità, col senno del poi ben venga, però insomma rimangono i discorsi che stiamo facendo. Certamente. Fra poco ci sentiamo anche Guidone e Ocadda. Prima volevo chiedere a Luciano una tua impressione sul Siena, visto che siamo già a 5 partite, magari ancora non è il tempo sufficiente per dare un'opinione definitiva, però qualche indicazione può essere arrivata. Ti vorrei rispondere citando George Best, quando gli chiesero se Beckham fosse un fuoriclasse. Ora, lui portava il numero 7, il numero 7 poi l'hanno portato Brian Robson, Beckham appunto, e poi Ronaldo, che forse è stato l'unico degno erede. E lui rispose: ma Beckham è un fuoriclasse, a parte che non calcia di sinistro, non contrasta e non colpisce di testa, però per il resto è un fuoriclasse. Quindi io ti dico, il Siena è una buona squadra, a parte che ha dei difensori che non sanno difendere e degli attaccanti che non fanno gol. Quindi assemblare una serie di giocatori con queste caratteristiche diventa un bel problema per un allenatore che purtroppo si trova a cercare di trovare una quadratura che aveva trovato nella partita in trasferta e che purtroppo, o per lui, per noi, aveva provato a riproporre in casa con un modulo, però andando nel paradosso di portarsi appresso anche il turnover, perché secondo me, come diceva Beltrami, questa partita è stata connotata, per entrare nello specifico, in maniera molto pesante dall'idea del turnover, visto che mercoledì giocheremo contro il Monza. Perciò alla fine l'idea che mi sono fatto è che il mister ancora non ha trovato veramente lo spartito, ma che dispone dei giocatori che ha. Ho capito. Tra l'altro, a proposito del numero 7, noi abbiamo Bentivoglio, numero 7. Sì, Bentivoglio, mi diceva Lorenzo, è il ricordo di un ex, cioè di un giocatore, ora scusa il lapsus freudiano, diciamo che Bentivoglio, per tornare a ieri, è andato bene quando poteva giostrare con due mezzali, era più protetto, ha avuto un sufficiente senso geometrico proprio perché ha giocato in Serie A, che significa anche allenarsi con tanti giocatori tecnici e saper giocare a pallone. È naufragato quando è andato a due in mezzo al campo e sembrava veramente, insomma, faceva quasi tenerezza, perché insomma un giocatore a 350 presenze in Serie A, andare a gestire una linea mediana accanto a un altro in quello che poteva essere un 4-4-2, un 4-2-3-1, insomma è sembrato essere troppo per lui. Quindi diciamo che bene quando ha dovuto giocare a due tocchi e cercare di far girare palla, diciamo così. Fra poco coinvolgo anche Lapo, prima però ci sentiamo un altro contributo dalla sala stampa. Marco Guidone, debutto per lui, ha avuto anche un paio di buone occasioni nel primo tempo. Ci ascoltiamo fra poco Guidone, appena è pronto. Intanto volevo accennare all'Apo proprio su Marco Guidone. Lo aspettavamo dal primo minuto perché alla fine aveva dimostrato un buon impatto. È pronto Guidone? La domanda te la faccio dopo, almeno la sai, e puoi elaborare la risposta. Sentiamoci Guidone.
Fa male perché è l'ennesima sconfitta davanti al nostro pubblico e penso che ognuno di noi si debba fare un esame di coscienza adesso, rendersi conto nel momento che è delicato, non perdere la testa perché sicuramente non è un momento semplice per tutti noi e niente, lavorare, stare zitti e lavorare. Secondo me era fallo, fallissimo tutta la vita, però non, io non mi voglio attaccare gli episodi se non fischiava, se comunque il gol poi l'abbiamo preso, dobbiamo stare più attenti tutti quanti e non stare adesso a giudicare l'episodio dell'arbitro. Potevo far meglio anche lì perché era sul mio piede, il primo magari era sul sinistro, ho provato a tirare più forte che potevo, il secondo secondo me potevo almeno mirare lo specchio alla porta e fare qualcosa in più, però niente, adesso bisogna pensare a mercoledì perché tra due giorni abbiamo un'altra partita. Guidone ha giocato dall'inizio per la prima volta, aveva sempre schierato Polidori, mister Dal Canto, il tuo giudizio Lapo sulla sua partita, l'intesa con Cesarini a tratti sembrava esserci. Allora, il giudizio è ovviamente condizionato anche dall'andamento della partita. Credo che ci siano due blocchi nella prestazione di Guidone come nella prestazione del Siena. Nel primo tempo a me Guidone non è dispiaciuto, credo che abbia fatto meglio rispetto a Polidori nelle partite precedenti, perché è un giocatore che ha dei limiti ovvi, tecnici, di rapidità, però fa sostanza, ha fisico, protegge i palloni, ha molto agonismo, lotta su tutti i palloni, quindi il suo lo fa e in qualche modo compensa magari la libertà che si può concedere Cesarini invece di gestire palla, cercare di fare poi le giocate che risolvono la partita. Nel secondo tempo difficile da giudicare la prestazione di Guidone quando, anche come accennato prima Valerio, i reparti del Siena erano completamente distanziati e praticamente non so quanti palloni poi sono arrivati effettivamente agli attaccanti. E lo stesso Cesarini nel secondo tempo, sia per le energie che ha speso nel primo tempo, ma c'è una cosa io che volevo aggiungere, cioè gli avversari, soprattutto quando vengono a giocare a casa tua, il primo obiettivo credo sia quello di limitare i tuoi punti forti, no? Quasi mai vengono qui a cercare di fare un gioco propositivo. La stessa Carrarese di Baldini, che è una squadra storicamente offensiva, teneva la linea bassa e partiva in contropiede. Cesarini è un giocatore fortissimo, io settimana scorsa ho detto che nel calcio la maggior parte delle volte le partite vengono risolte da fuori classe, però non può essere la tua unica soluzione. Cioè nel momento in cui gli avversari capiscono che Cesarini è il centro del gioco dell'attacco e quindi mettono uno o due uomini e magari tirano anche due o tre pedate, la sensazione è che Siena sia nullo offensivamente. Soprattutto quando poi le squadre si abbassano, chiudono gli spazi, cioè, il Siena sembra proprio non avere il modo di essere pericoloso, perché con il Lecco hai giocato discretamente ma c'erano gli spazi aperti, quindi c'era Ukadda che poteva dare risalto alla sua atleticità, Cesarini aveva più spazio per giocare nell'uno contro uno. Con Lecco abbiamo detto che il Siena ha fatto una buona partita, però il secondo tempo con la Pro Patria secondo me non può esistere, cioè, le squadre devono sapersi adattare agli avversari, ai momenti della partita. È giusto dare un imprinting e una filosofia di gioco, è giusto, gli allenatori sono qui per questo, però credo che non esista squadra che cambia giornata dopo giornata, ma soprattutto durante l'arco della partita. Ecco, credo che questo sia il punto secondo me più importante. Il Siena deve imparare a essere duttile e a sapersi adattare agli avversari, perché la Pro Patria voleva fare un certo tipo di partita, quando doveva si è difesa, si è esposta nel momento in cui il Siena era più vulnerabile, e invece il Siena nel secondo tempo ha giocato 45 minuti con cambio di modulo, cambio di giocatori, sempre allo stesso modo, cercando verticalizzazioni, lanci lunghi quasi sempre inefficaci, e questa è la cosa su cui si deve migliorare, perché nell'arco di un campionato non puoi pretendere di giocare sempre allo stesso modo, le partite si vincono cambiando. Se mi posso permettere, io penso che l'allenatore volesse anche andare a sviluppare un certo calcio in verticale. Io so che da un paio di anni le persone sono molto indispettite da questo calcio fatto da possesso palla, da giro palla, no? Quindi probabilmente l'allenatore con questo modulo vuole, e qui magari Beltrami, che sta un allenatore, voleva
sfruttare un po' un certo senso il calcio in verticale, Migliorelli, Uccada, giocatori di passo che vanno in verticale, vuoi sfruttare inserimenti delle mezzali, quindi probabilmente l'idea era quella di proporre un calcio in verticale e questa non è un'idea sbagliata, soprattutto perché poi alla fine sui banchi di Coverciano troppo spesso impongono il maledetto tiki-taka. Per me maledetto, perché poi insomma è una mania di quella di impostare il calcio in una maniera che poi diventa noiosa. Quindi in questo contesto il tentativo c'è, però naufraga secondo me sul volerlo poi applicare ad un turnover e allora si perdono i riferimenti. Io credo. Valerio, scusami, arriva la pubblicità. Continuiamo tra poco. Comunque. Continuiamo tra poco. Pubblicità e torniamo con Studio Robur. Eccoci tornati in diretta con Studio Robur, eravamo rimasti a questa discussione tattica, tiki-taka, non tiki-taka, e la parola a Valerio, mister. Allora, tutti i moduli sono validi in funzione dei giocatori che hai. Si diceva ora a microfoni spenti che il Napoli ha giocato per tanto tempo giro palle, finché non trovano una soluzione, e la trovano perché tecnicamente sono bravi, ma non possono alzare la palla per nessun motivo al mondo. Quindi dipende da chi hai. Se vuoi giocare sulla profondità e quindi anche con la ricerca della palla lunga sul pennellone attaccante, devi essere bravo ad attaccare la seconda palla, perché non è che tutte le volte la piglia lui, fa la spizzata e quello gli parte alle spalle e tutte le volte va in porta. Il più delle volte la prendono quell'altro e la palla muore 7, 8, 10 metri più là di dove era arrivata. Se tu sei bravo ad attaccare la seconda palla, crei veramente le situazioni di squilibrio nella difesa avversaria. Il problema è che per attaccare la seconda palla, cioè quindi sul rinvio loro, diciamo, sul rinvio corto loro, devi essere corto. Devi essere corto perché sennò se stai laggiù la prende a loro e tu non esci mai oltretutto. Quindi se tu non sei corto, quel gioco non lo puoi fare. E ieri tutto potevamo essere meno che corti, anzi eravamo chilometrici. L'altra settimana vi seguivo e venne fuori il concetto della densità, no? La densità in area di rigore, esatto, quanti uomini. Esatto. Ma oltre questo, secondo me, al Siena manca un altro concetto che poi in realtà nelle categorie inferiori viene sempre un po' meno, che è quello dell'intensità. L'intensità non è altro che l'agonismo e la corsa a mille dal primo all'ultimo minuto. Ora è ovvio che io sono un romantico, oppure farei bene a non citare il passato. Mi ricordo che quando eravamo in Serie A bastava perdere una palla all'89esimo e matematicamente era gol. Questo era perché il Siena era costretto a giocare con intensità. Ecco che ieri con il cambio di modulo o perlomeno con è mancato proprio questo concetto. È un concetto, non so se riusciremo mai a trovarlo, perché per caratteristiche fisiche, ribadisco, anche anagrafiche, perché abbiamo citato Bentivoglio, quindi insomma alla fine ecco che è difficile. Però il correre, essere intensi è più facile, è molto più facile quando tu corri bene. Sì, certo. Se corri bene spendi meno degli altri e sembra che tu corra tantissimo, perché comunque la squadra, certo, si muove insieme e sei sempre sui 30-35 metri, come eravamo abbastanza nel primo tempo ieri. Quando sei lungo tu corri di più, fatichi quanto una bestia. Ma cioè, ci siamo allungati in virtù del quando Guidone ha detto dobbiamo farci un esame di coscienza, ma io, i ragazzi secondo me non è che siano tanto attaccabili, perché loro non è che c'è Bighellonite in campo, certo. Cioè è che fai figuracce, perché qualcuno non ce la fa e qualcuno non ce la fa, o si mette in condizione o non può giocare. Ieri noi siamo partiti con uno e mezzo in meno e poi siamo diventati due in meno, e questo credo fosse evidente anche a chiunque. Qualcuno non ce la fa, ma gli altri porini corrono, si danno da fare, ma più di quello, se non sei organizzato a far quello non puoi fare.
Comunque diceva Lapo una cosa molto interessante: la qualità alla fine si esprime attraverso Cesarini, e quindi se quello è un altro grande problema, se manca l'intensità o il correre bene insieme, e mi sta bene per esempio avere degli elementi di corsa come abbiamo in Migliorelli o Cadda eccetera, ecco che la qualità specialmente sui 16 metri è garantita solo da Cesarini. Esatto. Anche perché insomma ricordiamoci che abbiamo un grandissimo giocatore, ma che ha 3 anni più, che è Guberti, che venne 3 anni fa e tutti eravamo contenti sapendo che potevamo contare su un giocatore di un livello superiore, e insomma gli anni passano anche per lui, e anche lui come lo impieghiamo, insomma le due fonti di vivacità poi alla fine che possono andare a innalzare la cifra tecnica sono questi due. Però come diceva giustamente Lapo, se si prende le misure a Cesarini, che non ha molti gol nei piedi, perlomeno storicamente, insomma, può diventare un guaio. Tra l'altro Guberti è la prima volta forse che non si è visto il suo impatto alla partita, no? da subentrato, anche per il contesto generale. Però spesso, cioè in queste prime uscite, entrava Guberti, palla a lui e qualcosa... Se aveva possibilità di muoversi tra quando è entrato con la Carrarese... I primi 10 minuti ha dato vivacità, poi dopo si è perso anche lui nel marasma generale. Ieri non poteva nemmeno, perché per questo dico è più 4-4-2, perché lui giocava esterno a sinistra, un paio di volte è venuto in mezzo al campo. Sì, sì, certo. E là un 4-4-2 Guberti lo poteva fare 15 anni fa. Ora forse se davvero Messa volesse ritornare al 4-3-1-2, forse è l'unico trequartista, anche se non è proprio nel suo DNA, ma è l'unico che ha qualità tecniche. Io lo farei giocare sui 16 metri vicino alla porta, almeno. Che è un'idea inizialmente pensata dal canto, il fatto è che ci sono diversi attaccanti, non è facile anche trovare spazio. Poi Guberti veniva da un problema in allenamento, aveva appena ripreso, chissà, magari... Il testo di ieri era inutile. Cioè io adoro tutti quelli che stanno a giocare a calcio, quindi adoro Guberti. Però ieri quando l'ho visto entrare ho pensato che entrava a fare, cioè non aveva la possibilità di cambiare la partita, perché in quella situazione non aveva possibilità nemmeno di fare spunti, cioè non si è perso, cioè non, era là, certo. Era là. Cambio di modulo, Guberti alto a sinistra, alto a destra è salito Okada e ce lo ascoltiamo, poi è uscito per Dauria nel finale stremato, ci ascoltiamo l'italo marocchino. Di una sconfitta che fa male per tanti motivi, la quarta sconfitta in casa, secondo tempo non giocato benissimo, poi la beffa al 90esimo, ovviamente lascia spazio a pochi commenti. No, esatto, dispiace molto anche perché è l'ennesima sconfitta davanti ai nostri tifosi. Secondo il mio avviso il 0-0 era disegnato, abbiamo avuto un paio di occasioni il primo tempo dove potevamo andare in vantaggio. Non siamo andati in vantaggio, poi 0-0, 1-0, il gol prima o poi se non vai in vantaggio lo prendi. È un periodo dove stiamo giocando un buon calcio, secondo mio avviso, per ora ci molliamo poco, dobbiamo stare concentrati, lavorare bene durante la settimana e secondo me prima o poi il risultato arriva. Con il Lecco il cambio di modulo aveva funzionato alla perfezione, c'erano forse anche più spazi, te eri stato tra i migliori in campo, forse anche perché potevi sfruttare al pieno la tua atleticità, oggi forse... Sia te che il Siena sono stati un po' penalizzati, pochi spazi, ritmo lento e non vi siete potuti esprimere, diciamo, con il gioco che avete espresso una settimana scorsa. No, certo, sicuramente la Pro Patria è una squadra molto più organizzata rispetto al Lecco. Noi il nostro gioco, secondo me, primo tempo lo abbiamo fatto benissimo, secondo tempo abbiamo avuto un calo che ci ha penalizzato molto, però come ho detto in precedenza dobbiamo stare concentrati, non farci prendere dall'ansia e vincere mercoledì e domenica e sabato fare una buona gara in casa davanti ai nostri tifosi. Allora, questo era Shadi Okada, arrivato dalla Bissola, prestito dal Torino, classe 99, giovanissimo, e dopo la prima uscita in casa con quell'espulsione che è costata 2 giornate, Lorenzo, insomma, diciamo che è una delle sorprese più piacevoli, no? Perché alla fine spinge molto da destra, è chiaro, il cambio di modulo lo ha agevolato. Lui l'anno scorso nel suo primo campionato da professionista nell'Albissola giocava nell'esterno di centrocampo in un 3-5-2, poi è stato preso
e dal canto lo voleva adattare a fare il quarto di difesa, però con risultati pessimi. Però ora con il 3-5-2 del Siena è stato uno dei protagonisti a Lecco, ha giocato bene anche il primo tempo domenica con la Propatria, così come dall'altra parte Migliorelli comunque ha giocato bene a Lecco e nel primo tempo domenica scorsa. Io credo che il futuro il futuro sia il 3-5-2, e credo che sia in questo momento l'unico modulo che può esaltare al meglio le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione. È chiaro che i tre di difesa, secondo me, devono essere individuati i tre titolari e poi andare sempre con quelli, non cambiarli, perché mi ripeto, la difesa è troppo importante, l'affiatamento fra i giocatori. 3-5-2 per il Siena, 3-5-2 anche per la Propatria, che però ci ha giocato da diverse partite anche lo scorso anno e si è visto, probabilmente era molto più adatta, esperta a questo modo di giocare. L'ultimo contributo è di Ivan Javorčić, tecnico della Propatria. Mister, una vittoria possiamo dire doppiamente importante, primi tre punti stagionali e poi insomma in un campo che storicamente non è facile. È vero, è stata veramente una grande prestazione per noi e dopo di conseguenza anche questa vittoria. Ne avevamo bisogno perché il calcio si gioca per i punti, anche se le nostre prestazioni erano ottime, arrivavamo comunque da tre risultati utili consecutivi, no? Vincere su un campo così difficile, storico, contro una squadra veramente di grandi valori è per noi un motivo di orgoglio. Quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi e andiamo avanti. Nell'ultima parte del secondo tempo ho messo dentro Parker e Colaci, nonostante in quel momento la sua squadra fosse un po' più abbassata, poi hanno contribuito per il gol della vittoria. Aveva la sensazione di poter vincere la partita, è per questo che ha comunque inserito giocatori offensivi. Ma penso che nel calcio c'è bisogno di equilibrio. Sostanzialmente ho visto quindi la squadra abbassarsi un po' e farlo con questo tipo di squadre è sempre molto pericoloso, perché veramente hanno una grande qualità, quindi rompere un po' il loro ritmo attraverso magari qualche azione offensiva secondo me è importante in una partita di calcio. Poi sono stati bravi ragazzi a farlo, quindi complimenti a loro. E complimenti anche a Javorčić, che comunque nel finale non ha messo dentro un modulo più difensivo, ha tolto due punte per due punte, una di queste Colai, ha segnato al debutto nel professionismo. Arriva la pubblicità, pausa e poi torniamo per parlare, per vedere il quadro della quinta giornata, risultati e classifica. Di nuovo tornati in onda con Studio Robur. Dopo le varie interviste e l'analisi della partita tra Siena e Propatria, è il momento di fare una panoramica di quello che è successo nella quinta giornata di campionato del girone A di Serie C, che era cominciata con due anticipi. A Vercelli il Gozzano è riuscito a vincere dopo sei mesi, pare è tornata la vittoria per 2-1, poi 1-1 tra Pistoiese e Como, poi ad Arezzo l'Albino Leffe passa con il gol dell'ex Arezzo ma anche Siena, Sascha Cori, 1-0, altro 1-0 in trasferta dell'Alessandria con un rigore di Eusepi sul campo della Pianese, il 2-0 di un sorprendente Renate sull'Olbia, poi vedremo la classifica in che posizione sono i neroazzurri, l'1-0 della Propatria sul campo del Siena, 1-1 tra Juventus Under 23 e Pontedera, il 3-0 rotondo del Monza, prossimo avversario della Robur, sul campo del Lecco, poi 0-0 tra Novara e Pergolettese e 1-1 il posticipo si è giocato questo pomeriggio alle ore 18 tra Gian Erminio e Carrarese in vantaggio con un calcio di rigore di Infantino, poi il pareggio nella ripresa della Gian Erminio, che resta all'ultimo posto in classifica a due punti, è l'unica squadra a non aver mai vinto insieme alla Pergolettese, che è a tre insieme a Lecco. Andiamo però nella parte alta di classifica, il Monza tenta l'allungo, in realtà ci sono due squadre per adesso che impediscono questo abisso, il Renate a 12 e l'Alessandria a 11, anche l'Alessandria insieme al Monza è l'unica imbattuta, poi inizia un divario enorme perché sono già 7 punti
dalla prima alla quarta ci troviamo il Novara, l'Albino Leffe, il Pontedera e la Carrarese a 8, Como, Pianese a 6, Pro Patria, Robursiena, Gozzano, Pro Vercelli e Olbia a 6 punti, con Pistoiese, Juventus Under 23 a 5 e poi l'Arezzo a 4 con quelle che citavo prima, Pergolettese e Lecco a 3 e Gian Erminio a 2. È una classifica che inizia a prendere forma, diciamo, sorprende chiaramente il Renate, non sorprende il Monza, diciamo che delle potenziali seconde l'Alessandria è quella che è partita meglio. Sì, direi di sì, diciamo che la classifica rispecchia un po' gli equilibri del campionato, si esclude il Monza, è effettivamente la squadra da battere, lo dimostrano le prime partite, il suo presidente mi verrebbe da dire. Per il resto molto equilibrio, tant'è che la SNAI, vorrei ricordare che ha quotato il Siena, la Robursiena, come la seconda favorita per la vittoria del campionato. Forse i quotatori della SNAI erano un po' disperati a trovare un'alternativa a Monza. Hanno letto il nome di Bentivoglio anche. Sì, ecco, c'è stata una quota di velle un po', insomma, un po' da per attirare gli scommettitori un po' sprovveduti, probabilmente. Ogni tanto chi banca fa questi giochetti. Detto questo, credo che per ora ci siano tanti equilibri. Nella colonna di sinistra ci sono squadre che comunque sono delle abitue del campionato di Serie C, anche delle nobili decadute, che comunque sia cercano di trovare il loro equilibrio. Però insomma il campionato ancora deve parlare, deve esprimere quali sono le reali forze. Ecco, secondo me paradossalmente è molto presto. L'unica certezza è il Monza. Certo, l'Arezzo forse è la squadra che è messa peggio in classifica e anche a livello ambientale, è stata criticata dopo l'ennesima sconfitta in casa, insomma, diciamo, ha perso anche la Robur, e le altre più o meno sono posizionate nella parte sinistra. Poi troviamo le sorprese, il Pontedera che parte sempre forte, anche il Renate comincia sempre bene. Guardando la classifica, era sufficiente 3 pareggi nelle 3 partite in casa. Il Siena aveva 9 punti, era terzo, quarto in classifica e era nella posizione ipotizzabile all'inizio del campionato, se si esclude il Renate, e nessuno avrebbe fatto ovviamente il secondo classifica. Quindi o una vittoria su queste 3 giocate in casa oppure 3 pareggi che avrebbero dato comunque continuità dei risultati, perché vincendo una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, i punti sì, sono soliti, però secondo me la fiducia alla squadra la conquista con la continuità dei risultati, con qualche pareggio, facendo una striscia positiva di 5-6 giornate. Per ora abbiamo sempre fatto solo una vittoria e una sconfitta e ci siamo salvati con le vittorie in trasferta, altrimenti la classifica era piuttosto deficitaria. No, mi dai lo spunto, Lorenzo, per dire che questo comunque è anche un problema per creare quel feeling con il pubblico, perché il feeling con il pubblico lo crei attraverso le prestazioni casalinghe. Abbiamo detto all'inizio programma che il Siena comunque è la quarta sconfitta, se vogliamo mettere anche l'uscita dei playoff con il Novara la quinta, quindi diciamo che il ricordo negativo dell'anno scorso è l'ultima uscita, è reso attuale dalle ultime prestazioni. Poi insomma il Siena vince e quando vince siamo tutti contenti tutta la domenica e anche tutto il lunedì, però se lo fa fuori casa perde qualcosa, cioè il Siena deve trovare il feeling con il pubblico cercando di fare delle prestazioni convincenti al rastrello. Assolutamente, cioè, non c'è niente d'accordo. Da fare. Valerio, ti volevo chiedere quando si può guardare la classifica? Dopo 10 giornate, 15 giornate? Al termine del girone di andata, perché tutte si sono affrontate? Senti, io quando allenavo un solo anno sono subentrato. Presi una squadra che era ultima e la prima era la Pianese, che ne aveva vinte 5 su 5. Noi cominciamo a far bene, ma prima non si arrivò. Cioè a dire, la classifica è bene guardarla da sempre. Ora, la prima partita tira lì, ma insomma 5, 6, 7 partite non è niente di tragico, perché poi prendi una striscia di 3-4 partite consecutive e rientri, soprattutto quando è così corta. Però dipende da quel che vuoi fare da grande. Se da grande vuoi fare alta classifica, bisogna che tu la classifica la guardi.
è inutile dire noi non guardiamo la classifica, pensiamo alla prossima, no, la classifica se la guardi è come, quindi a ora puoi non guardarla perché Monza a parte, tutto sommato, come diceva Lorenzo, è ancora abbastanza schiacciata, però insomma i numeri parlano, quindi se mi passi la battuta noto che Gian Erminio ha 2 punti in classifica, insomma squadra cara, vicepresidente, certo. Usò Gian Erminio come pietra di paragone, insomma. Certo. E sconfisse la Robur in una delle prime partite in casa. Sì. E, collegandomi al discorso di Valerio, la classifica si guarda anche da subito. E ricordando lo scorso anno e lo scorso inizio, perché Mignani a fine campionato, facendo l'analisi, disse: vorrei rigiocare le prime 6-7 partite, perché fu lì che si determinò quell'handicap con le altre. E il rischio è che accada la stessa cosa. Era una situazione diversa, bisogna dirlo. Se n'era giustificato c'era stato tutta la diatriba dei ripescaggi, quindi credo che la volontà il desiderio impossibile di poter giocare le prime 6 giornate derivasse anche dal dispiacere di averle giocate limitati dalla situazione psicologica, nervosa, definiamola 2 partite a settimana, come vogliamo. Questo qui si sta parlando di un'altra cosa, cioè i problemi che ci sono, che siano tecnici, tattici, mentali, però sono dovuti al campo. Non ci sono fattori esterni che possono giustificare. Poi di causa se ne possono trovare tantissime e altrettante giustificazioni, come per ogni cosa. Però, un aggravante, secondo me, scusa Rapo se ti interrompo, no, ma è anche chi ha incontrato. Perché se tu prendi la Fiorentina, per esempio, che c'ha sempre da vincere una partita, Juventus-Napoli-Atalanta. Ha trovato Juventus-Napoli-Atalanta. L'anno scorso la Lazio, le prime 2 partite, Juventus e Napoli, punti 0. Siena, tutti questi gran fenomeni non l'ha trovati, quindi diventa ancora più preoccupante per questo motivo qui, perché l'unica squadra un pochino più di caratura, scusa il gioco di parole, è la Carrarese, che però l'hai trovata in casa, quindi è anche questo un pochino preoccupante. Né? Dici, sai, ho avuto la sfortuna di beccare Monza, Alessandria, tutte in fila, cioè il Lecco è giù in fondo. La Pro Patria perché ha vinto ieri, perché sennò era la prima vittoria è zero. Sì. Aggiungo anche che dipende da chi affronti e anche come le perdi un po' le partite, perché c'è stata la Fiorentina che ha perso, che ha fatto pochi punti, però con Napoli ha perso una partita, assolutamente, la sconfitta. Quindi devi leggere ieri anche la sconfitta di ieri pesa doppiamente. Sì, però faccio una domanda là e la giro magari anche a voi, ma secondo voi qual è una squadra forte a parte il Monza di questo campionato? No, io, se posso rispondere, ora ovviamente in Serie C, un po'... No, io rispondo sviando, cioè ti dico che in Serie C è ovvio, non ci sono le differenze di valore che ci possono essere in categorie superiori. Ti dico, confrontandomi semplicemente con le squadre in cui ha giocato il Siena, cioè il Siena uno può criticare o meno acquisti sono stati fatti durante l'estate, io però non credo che la rosa qualitativamente sia inferiore a quella della Pro Patria o a quella dell'Olbia. Quindi chiedo qual è la squadra forte a parte il Monza, non lo so, nel senso, e qui magari viene meno anche il concetto espresso da Valerio, nel senso che alla fine paradossalmente sarà anche facile rientrare nel campionato, perché poi insomma si fa fatica a distinguere i valori. È facile nei campionati schiacciati, per esempio la Serie B, tutti gli anni tu vedi una squadra che la prima parte è sest'ultima o giù di lì, poi prende una striscia e si ritrova nei playoff. Però pur non avendo ancora inquadrato quali possano essere queste grandi squadre, di certo quelle che hai trovato non sono grandi squadre. Questo quindi, è poco, no, ma sicuro. Forse la Carrarese ha un po' più di qualità, però insomma le altre, insomma, anche queste di ieri, una squadrettina organizzata, messa lì, insomma non è che hanno dato questa idea di... E comunque il mio era un discorso di ordine generale. Io credo, lo dicevamo prima durante la pubblicità, paradossalmente credo che la migliore squadra da incontrare per il Siena la prossima partita sia il Monza. Perché se tu incontravi una squadra, l'ultima in classifica, e non facevi risultato, sarebbe stato un grande problema. Con il Monza dovrebbe essere scontato che punti non ne fai, se li fai non solo fai punti ma aumenti l'autostima, e quindi forse quella
nemmeno determinazione, perché la determinazione loro ce l'hanno, ma quella consapevolezza, sempre che non vengano ripetuti quelli che secondo me sono degli errori, non solo tecnici, ma anche, riguardavamo prima il gol, c'erano gli spazi, l'altra volta dissi che il povero Beppe Viola, e Viola diceva la difesa a presepio, ma lì altro che presepio, quella è una difesa... Eccolo, te lo facciamo vedere. No, guarda, ma tu guarda lo spazio, ha avuto quello per entrare dentro. Lì, se giochi a tre, quello non entra mai. Se tu c'hai tre difensori lì, quello non entra mai per nessuna... Questi hanno fatto il movimento tutte e due di qua, hanno portato via due centrali difensivi, non so se lo fanno... Però non fa neanche un grande scatto. Hanno portato via i due centrali difensivi e quello si è imbucato in mezzo. Ha voglia di sì, l'esterno doveva chiudere prima, ho capito, ma non stiamo parlando della Juventus. Cioè, quindi se non ripetiamo certi errori, io credo che il tempo per rimettere a posto le cose, quello che è la preoccupazione è che... Insomma, di sfortuna per ora se n'è avuta poca. Non è che un po' dica perso per sfortuna. Sì, poi quando l'Olbia è una partita abbastanza sfortunata. Non l'ho vista, l'unica partita che non ho visto, quindi non è... però per quel che ho visto hai preso due gol su due palle inattive. Sì. La sfortuna, sono d'accordo. Ad esempio, se andiamo ad analizzare la partita con la Carrarese persa in casa, le prime due occasioni clamorose le ha avute il Siena. Sì, certo. Per esempio Polidori, cross in corsa ai Migliorelli. Perfetto, Polidori non stacca nemmeno, lì in condizioni normali vai 1-0 e la partita gira a tuo favore. Quindi quando io ho fatto la battuta... Però devi fare gol lì. Esatto, quando fai la battuta hai gli attaccanti che non segnano, i difensori che non difendono, e questi vanno a incidere inevitabilmente sulla storia della partita. In casa non è mai passato in vantaggio, è sempre passato in vantaggio in trasferta. Io credo che sia stata costruita durante l'estate, quando è stata costruita la squadra, sia stata costruita prendendo tanti giocatori, forse troppi, perché 29 giocatori al libro paga sono sinceramente un'esagerazione per una squadra di Serie C, però hai puntato più sulla quantità che non sulla qualità. Io, secondo me, se invece di prendere, di fare una rosa di 29 giocatori, facevi una rosa di 20-21, però con più qualità, con lo stesso budget, con lo stesso monte stipendi, se te risparmi 7 stipendi e le investi sugli altri, secondo me invece di prendere tanti mezzi giocatori, potevi prendere soprattutto in avanti un giocatore che, quando poi te butti i palloni nel mezzo come hai fatto il primo tempo, forse il colpo di testa per far gol lo trovi. Invece hai preso Polidori, che sì, fai 7-8 gol all'anno. Hai preso Guidone, che ultimamente di gol non ha fatti quasi punti. Hai preso Ortolini, che è non una scommessa, è la Lotteria Italia, perché voglio dire, viene da un campionato di Serie D in cui ha fatto 20 gol, ma non l'aveva mai fatti nella sua carriera 20 gol. Ecco, io la critica che ho sulla costruzione della squadra è questa: meno giocatori con più qualità, soprattutto in avanti. E poi manca il leader della difesa. Io, a precisa domanda che fece al direttore sportivo Vaira, mi disse: noi il leader ce l'abbiamo, è D'Ambrosio, tant'è vero che gli abbiamo rinnovato il contratto. Perfetto. E però D'Ambrosio, io non entro nel merito se sia bravo o non bravo, non è uno che comanda la difesa. Il suo miglior campionato l'ha fatto quando accanto ci aveva Sbraga, che era lui che guidava la difesa, e allora ha giocato bene anche D'Ambrosio. Giocava bene anche con Panariello. Però hai fatto due considerazioni nell'arco del tuo discorso. La prima di ordine manageriale: 29 giocatori, se ne prende 8 di meno, si ottimizza la spesa. Poi hai fatto una valutazione tecnica: il leader della difesa è D'Ambrosio. Chi le fa queste valutazioni manageriali e tecniche? Io credo le faccia al direttore sportivo, vedrai. Questa è la risposta. A me la risposta me la dette il direttore sportivo. Quindi a questo punto la critica da rivolgere è manageriale e tecnica. Ma sicuramente che la rosa, credo che alla quinta giornata di campionato sia prematuro tirare la riga e dire e dare dei giudizi trancianti. Però nel momento in cui, in questo momento, facciamo queste valutazioni, credo che dal canto fino a questo momento ci abbia messo del suo, però
il materiale a disposizione, secondo me, qualitativamente non è quello di una squadra che lotta per le prime posizioni della classifica. E anche numericamente. E magari questo numero elevato induce anche l'allenatore, non lo so, a fare turnover, magari quando non è necessario, non lo so. Ora io non drammatizzerei troppo, cioè non è una squadra di brocchi, è ancora una squadra che ha dei limiti tecnici, ma è proprio lì che l'organizzazione, prima quando tu dicevi i tre dietro sarebbe opportuno che fossero squalifiche, infortuni permettendo, sempre i soliti, perché tu ieri indietro ne hai fatti due di cambi rispetto a domenica scorsa, perché il primo è Baroni, se non sbaglio domenica scorsa ha giocato centrale dei tre, ieri invece giocava sul centro-sinistra. E quindi già è una posizione completamente diversa, perché il centrale non esce mai a prendere l'esterno di là e quindi balla solo in posizione centrale, mentre il terzo di sinistra o il terzo di destra deve uscire anche laterale. E quindi i cambi ne hai fatti due sostanzialmente, perché Baroni giocava nel ruolo che non era. Quindi secondo me scelga chi vuole il mister, ma se, e secondo me questa squadra deve giocare a tre dietro, perché non può giocare a due, perché quegli errori lì, se no becca gol, prendi gol, ma perché ci sono chilometri di spazio lì che non possono non farti gol in Serie C. Quindi deve giocare a tre, scegli i tuoi tre e lavori su quei movimenti lì. Io ieri ero contento il primo tempo, perché sì, qualche cosa però aveva dato un cenno di solidità o comunque di coperture reciproche che poi son saltate. Quindi diciamo che la qualità non sarà eccelsa, però al tempo stesso, organizzandosi, non facendo, perché anche a centrocampo il brasiliano a me è parso discreto, sa ragione anche lui, avrà dei, però insomma, a me il centrocampo di domenica scorsa mi piaceva, gli esterni ce l'hai, perché i due esterni di ieri sono bravi, soprattutto se, perché ha sbagliato terzino sinistro, ma perché lui non è buono a fare centrale, non è capace però, andare a fare quelle chiusure lì, anche se le devi fare. La squadra in salute, cioè la salute di una squadra, la vedi nei secondi tempi, perché l'allenatore può decidere quali cambi fare, anche magari anche a livello fortunato, e decidere di cambiare la partita. Se la squadra nel secondo tempo peggiora vistosamente e palesemente, significa che l'allenatore, allora io non credo che sia peggiorata fisicamente negli 11, perché tu la partita con la Juventus l'hai vinta alla fine, anche domenica scorsa l'hai controllata abbastanza bene fino alla fine. La squadra è peggiorata perché io parlo in termini assoluti, non parlo nello specifico. Quando una squadra peggiora nei secondi tempi, per me è preoccupante. Io credo che ieri era inevitabile, perché noi abbiamo regalato un centrocampista e un altro dopo 5 minuti del secondo tempo era un altro regalo, quindi c'avevi due centrocampisti su tre che fisicamente non andavano, certo. Ma non era perché gli esterni hanno continuato a correre, è calato Cesarini, ma perché il primo tempo aveva speso anche i debiti, quindi era lì che c'è stato. E per il resto sugli esterni siamo andati, dove io ero preoccupato sulla prestazione soprattutto di Serrotti è che lui fin dall'inizio non andava. Cioè, quando tu sei fuori condizione, magari mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti, poi schianti perché non ce la fai più, perché fa caldo, perché ti pare. Io non l'ho mai visto in partita, io non l'ho mai visto proprio. Cioè, poi nel 3-5-2, oltretutto, una delle due mezzali deve essere costantemente, si deve buttare dentro. Assolutamente. Perché è quello che fa la differenza, perché è quello che spiazza. Io, da tifoso laziale, porto sempre il riferimento alla Lazio, ma è il parolo della situazione. Il parolo lo perdi, ma poi è sempre dentro l'area che va a chiudere sui cross, su queste cose. Vabbè, citiamo Vergassola, tanto per intristirci. Sì, cioè nel 5 di centrocampo non puoi lasciare quello, quindi devi buttarti dentro. Io pensavo ieri, dico, forse Serrotti non ci darà tanto in fase di copertura, perché l'esterno di sinistra era sempre da solo, quasi sempre da solo, per fortuna Baroni l'ha protetto bene finché l'ha potuto proteggerlo, perché dico, forse ci rende qualcosa qui, ma ce lo rirende in positivo buttandosi dentro, andando a cercare delle palle. Sono d'accordo, però Serrotti l'ha portato all'allenatore, e l'ha voluto lui, perciò è un fedelissimo, sì, un fedelissimo di dal canto.
C'è la pubblicità, però dobbiamo interrompere questa bella discussione e quando torniamo parliamo, apriamo una parentesi, quella del settore giovanile, parliamo di Berretti. Di nuovo in onda con Studio Robur, apriamo la parentesi Berretti che ha cominciato il campionato con una sconfitta, ma vabbè, a parte il risultato a livello giovanile conta meno, però è una sconfitta tutto sommato immeritata perché in campo si sono viste buone cose. Era all'esordio in panchina anche mister Stefano Argilli, lo abbiamo intervistato poco prima della partita tra Siena e Ternana all'Acqua Calda, ce lo sentiamo. Siamo con Stefano Argilli, mister della Berretti, che è pronta al debutto in campionato. Ci siamo, come ci arrivate? Ma bene, bene, abbiamo fatto tante partite amichevoli, abbiamo giocato per fortuna diverse volte anche con la prima squadra, grazie a mister Dal Canto che ci fa sempre giocare con loro quasi sempre il giovedì, quindi bene, il campionato era ora iniziasse perché è anche una competizione che a quest'età soprattutto ci vuole misurarsi coi pari età e avvicinarsi, come stanno facendo questi ragazzi, al mondo degli adulti. Insomma, è quello che è il nostro obiettivo, prepararli per l'anno prossimo quando saranno tutti con categorie diverse probabilmente, però nel mondo degli adulti. Ci sono diverse novità nel settore giovanile, una però è proprio nella panchina della Berretti. Sì, è stimoli, questione di cambiamento per avere stimoli diversi, per confrontarsi, per avere sempre anche noi bene il fuoco acceso per trasmettere ai ragazzi il massimo dell'entusiasmo e il massimo della nostra conoscenza e competenza possibile. Ci sono, tra le novità, ci sono due squadre in più, sono sei nel settore giovanile. Non credo ci siano tantissime realtà in Serie C che possono vantare questo parterre. Beh, siamo cresciuti molto. Queste due squadre ci completano tutta una filiera che parte dall'Under 13 e arriva fino alla Berretti, quindi ai ragazzi di 18 anni. Era un nostro desiderio, l'abbiamo compiuto, chiaramente ci sono delle difficoltà perché crescere di due squadre non è facile, però assolutamente era il nostro obiettivo. Ringraziamo Anna, Federico e Davide Vaira che hanno reso possibile questo nel nostro settore giovanile. Finalmente possiamo dirci compiuti al 100% come settore giovanile. Accennavi prima la partitella con la Berretti del giovedì che sta diventando una tradizione, è un modo ancor più per avvicinare, no, questi due mondi, la primavera, insomma, la Berretti e la prima squadra. Sì, assolutamente, poi per noi è uno stimolo grandissimo per i ragazzi avere questo tipo di confronto, vedere i giocatori della prima squadra come si allenano, come interpretano la partita, come si chiamano, e questo è assolutamente solo un lato positivo. E poi il mister della prima squadra e tutto il suo staff possono guardare cosa hanno sotto di loro, e noi siamo sempre disponibili a prestare i ragazzi per ogni evenienza della prima squadra, è per quello che è il nostro obiettivo primario, poi a cercare di far arrivare i nostri ragazzi più in alto possibile. Siena ha salutato un suo amico e un tuo amico, mister Michele Mignani. Come va adesso con Dal Canto? Che impressione hai avuto? Bene. Abbiamo subito stabilito questo rapporto di campo, quindi se lui è contento e vedo che ci chiama tutte le settimane, per noi fa solo piacere. Ripeto spesso che comunque siamo un settore giovanile e siamo al servizio completo della prima squadra. Questo era mister Stefano Argilli, allenatore della Berretti, che tutti i giovedì, tranne probabilmente questa settimana, forse visto che c'è l'infrasettimanale, svolge una partitella con la prima squadra. Argilli ha parlato a tutto tondo, la partita è finita 2-1 per la Ternana, il Siena ha avuto due calci di rigore, uno l'ha sbagliato, abbiamo visto anche nelle immagini, e Lorenzo era presente a questa partita, un clima diverso e anche una partita piacevole. Sì, è piacevole, si diceva prima, mi sono divertito, purtroppo si è perso, però ecco, sono partite in cui non t'annoi perché sono tiratissime fino alla fine, si è visto anche delle buone individualità da parte del Siena,
anche lì forse siamo un po' carenti nella fase offensiva, perché come gioco si è prodotto tanto, però poi come realizzazione ci è voluto due rigori per fare un gol, insomma. Però credo che la Ternana sarà una squadra che arriverà in fondo anche nel torneo Berretti, perché l'ho vista fisicamente, c'era il centravanti, sarà stato 2 metri, quindi credo sia una buona squadra la Ternana, forse la migliore del girone. E anche nell'11 di formazione aveva 5-2001, mentre il Siena era tutta composta da 2002. 2002, sì, che anche quello vuol dire, insomma, ecco. Partita, come detto, finita 2-1, c'erano allenatore della Ternana, un ex Siena, Ferruccio Mariani, e c'era un altro ex Siena in tribuna, parliamo di Ezio Brevi, che ha allenato nelle giovanili della Ternana, adesso è disoccupato, chiamiamo così, era in tribuna a vedere suo figlio, giocatore della Ternana. Noi lo abbiamo intervistato e ce lo sentiamo. Ezio. Ho visto una buona partita da parte del Siena, che ha avuto una bella reazione. I primi 10 minuti ha giocato bene la Ternana, poi dopo è uscito bene il Siena e ha giustamente pareggiato, perché alla fine, sbagliando il primo rigore, però nella seconda parte del primo tempo ha avuto più predominio di gioco e quindi per ora il risultato è giusto così. Ti ricordiamo allenatore dello Spoleto qualche anno fa, adesso come sta andando la tua carriera, se è quella insomma la tua carriera? Ma ho fatto l'allenatore in Serie D per 5 anni, poi dopo da 2 anni che lavoro per la Ternana, adesso sono un attimo in stand by, ho lavorato per l'Under 17 e l'anno scorso, siccome è venuto il mister De Cagno ad allenare la prima squadra, mi ha chiesto di salire e fare il secondo con lui. E poi dopo le vicissitudini hanno portato il mister a essere sollevato dall'incarico a novembre e quindi ci siamo fatti tutti da parte. Ecco, il Siena l'ha incontrato da avversario con lo Spoleto in Serie D, ma ci hai anche giocato insomma nel campionato, un campionato di Serie A. Che ricordi hai di quell'anno? Ma è stata una stagione altalenante, dove il primo girone di andata, addirittura se non sbaglio, eravamo ottavi in campionato, e per poi ridurci, purtroppo arrivare a salvarci l'ultima giornata di campionato con la Lazio in casa, e quindi abbiamo così dilapidato un patrimonio che era gestibile in maniera diversa, però era un Siena importante, era una situazione dove tutto l'ambiente aveva un traino e una forza totalmente economica diversa. Adesso il Siena è ripartito, sta ripartendo bene, e questo è importante, perché la realtà di Siena deve vivere un calcio di un'altra categoria. Segnasti anche un gol a Verona, mi pare? Segnai la prima di campionato, sì, con il Chievo a Verona, e poi dopo diciamo che ero già vecchietto, nel senso che avevo già i miei 37 anni, e quindi per me è stata una stagione bella, esaltante, perché avevo a fianco dei compagni di grande qualità, e sono arrivato a fare 26 presenze, ritagliandomi così alla mia età anche una buona soddisfazione per quel campionato. La Serie C di adesso, il girone A, quello del Siena, come lo segui, come lo vedi? Sì, un po' anche perché le squadre che sono nel girone di Serie A, di girone A, militavano l'anno scorso nell'altro girone dove eravamo noi con la Ternana, e quindi ho visto che il Monza si è rinforzato tantissimo. Adesso penso che sia una squadra che si è allestita anche per fare una buona Serie B, e quindi in questo momento penso che sia la squadra da battere, però è giusto sperare in qualche bella sorpresa, come è stata l'Imolese l'anno scorso nel nostro girone, e quindi valutiamo giorno per giorno per poi vedere chi avrà la forza e la qualità per arrivare a vincere questo campionato. Questo è Ezio Brevi, che ha toccato anche un momento toccante, ovvero l'anno 2006-2007, la sua stagione a Siena, salvezza a 37 anni, 22 presenze, un gol contro il Chievo, e poi ha fatto riferimento a quella partita, lo scontro salvezza, l'ultima giornata il Siena doveva vincere contro la Lazio, alla fine vittoria fu, ma arrivò con tanta sofferenza, e Leo Vigni in regia ci ha riproposto anche le immagini dei gol, il calcio di rigore di Maccarone e il gol sotto la curva di Negro. Stadio pieno, sono passati 12 anni,
sembra passato di più. Sì, un secolo, un'eternità, però insomma sono esperienze brevi, fratello Oscar, una famiglia di calciatori, lui insomma giocatore è sempre stato di categoria, ossia Serie B, quell'anno venne in Serie A e con Beretta non sfigurò affatto, mi ricordo un duello a centrocampo con De Rossi dove ebbe la peggio Brevi, credo. Fu espulso forse, no? Sì, sì, diede una gomitata a De Rossi, a Siena non ha mai non si è mai tirato indietro, diciamo, no, così. No. E quindi niente, giocatore senz'altro positivo per la storia del Siena. Ezio Brevi che ha incontrato da allenatore anche il nostro mister Valerio Beltrami. Sì, a Spoleto, quando era a Spoleto. Chi vince? Sì. Ti ricordi? No. Beh, puoi dire che hai vinto no, te, eh? No, si pareggiò. Ma vedi, siccome l'allenatore meno fa e più indovina, vincevamo 2-1. E io avevo un difensore centrale che di solito giocava titolare ma non stava benissimo, ha avuto l'influenza, quindi l'avevo in panchina, era 1,90 m, e al 90° lo fece entrare perché loro buttavano palla come si fa alla fine, butti palla da tre quarti campo, messo tre difensori di cui questo, ecco, questo gli passò proprio appena sopra la palla e loro pareggiarono al 93°. Quindi se fosse stata una trasmissione come questa, diceva giustamente che l'allenatore non aveva capito niente perché ha levato un attaccante e aveva messo un difensore, ma era perché mancava 3 minuti alla fine e volevo mettere uno alto. Ezio Brevi, che era in tribuna all'Acqua Calda, non era il solo VIP, diciamo così, era presente anche il giornalista Alberto Rimedio, giornalista di punta della RAI che insomma, fa le telecronache per la Nazionale, perché suo figlio da quest'anno gioca nella Berretti e quindi avremo anche modo di rincontrarlo spesso all'Acqua Calda. Chiudiamo la parentesi giovanili. Ma ci speriamo torni. Che il nome possa aiutarci. Serve un rimedio, sì, effettivamente, in questo momento serve un rimedio anche per la partita di dopodomani a Monza, ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci tornati in onda con Studio Robur, siamo verso la fine e allora cominciamo a toccare l'argomento Monza. Il Siena giocherà il primo turno infrasettimanale del campionato mercoledì alle 20.45 contro il Monza. Introduciamo l'argomento lasciando la parola ai protagonisti della partita con la Pro Patria che hanno toccato l'argomento Monza e allora ce li sentiamo tutti insieme, dal mister Dal Canto ai giocatori fino a Javorcic che ha spronato in un certo senso il Siena perché ha detto che ci sono possibilità per tentare l'impresa. Prossima partita, primo turno infrasettimanale, non si può parlare di turnover perché c'è il Monza, ci si può aspettare qualche cambiamento tra virgolette radicale nel modulo, negli effettivi o cercherà di dare continuità al percorso della squadra? No, la mia preoccupazione, lo dissi anche quando ci mettemmo a tre a Lecco, era che la squadra mantenesse il suo modo di essere e nella fase quando non ha la palla e quando ce l'ha. Oggi invece abbiamo perso, è la prima volta che perdiamo questo filo qua, noi lo dobbiamo ritrovare, non vogliamo andare a Monza ad aspettare che ci diano due cazzotti nei denti, se ce li devono dare perché noi tentiamo di fare quello che è nelle nostre caratteristiche, quindi di sicuro come atteggiamento sarà questo. Non dobbiamo guardare in faccia nessuno, soprattutto in questo periodo dove perdiamo in casa, vinciamo fuori casa, che sarebbero le partite anche più difficili, però dobbiamo stare attenti, concentrati e secondo me il risultato arriverà presto. Bella delicata, bella tosta e... Ma come tutte, come quella di oggi, non dobbiamo pensare che il Monza e poi magari sabato e la Pistoiese, sottovaluti la Pistoiese, assolutamente no, perché è un campionato difficile, ma dobbiamo pensare a ogni partita con la massima concentrazione. Monza è stato costruito per fare un campionato a parte, penso anche che le società, le squadre come Siena e ancora due o tre società sono altrettanto attrezzate per fare un campionato di vertice. Secondo me Siena è una squadra che può dare molto fastidio al Monza e una partita secca secondo me può anche vincere. Secondo me ha un allenatore preparato in cui faccio un bocca al lupo, è una squadra di grande valore che in una partita diciamo diversa della categoria può anche esaltare quello che sono le proprie qualità. Cioè, quindi i giocatori di solito in queste partite qua riescono a fare qualcosa in più e secondo me darà molto fastidio Siena al Monza, è una di quelle partite dove Monza rischia di più.
Accogliamo con piacere le parole di mister della Propatria Javorcic. Un bacchione, così facendo esalta la sua vittoria. Cioè, no? Raddoppia il valore della vittoria della sua squadra. Faccio un giro veloce, parto da Valerio, che mi ricollego a quello che avevi detto te, forse è il miglior momento, o meglio è la miglior squadra da affrontare in questo momento. Ovviamente preferisco giocare 30 volte con la Spal che 30 volte con la Juve, però in questo momento un risultato positivo riazzererebbe completamente tutto, quindi cambia tutto dal punto di vista non solo di classifica, ma soprattutto dal punto di vista, come dicevo prima, di autostima e anche di mentalità probabilmente, perché dice ma allora se può fare. Al tempo stesso, se perdi, è chiaro, se perdi, perdi e quindi non va bene a prescindere, però comunque non è che hai perso con la Propria Patria che non era da mettere in conto. Quindi credo che forse in questo momento qui sia la miglior partita che potesse capitare. Sembra bestemmiare, ma in realtà ha una sua logica, insomma, questo ragionamento. Sì, sono d'accordo, paradossalmente è giusto che dice Valerio, ma aggiungo che non per gettare sgomento e sconforto nello studio, ma nemmeno negli sportivi, anche se sconforto ce n'è tantissimo al rastrello, diciamo la verità, è anche una partita che fa guardare a quella di domenica o sabato contro la Pistoiese, perché fare un risultato negativo con il Monza ti mette nella condizione di affrontare il derby con la Pistoiese in una maniera molto, con l'acqua alla gola quasi, molto impegnativa da un punto di vista psicologico e anche per l'allenatore. Perciò diciamo che questa è la partita giusta, che comunque deve essere gestita nell'ottica, anche se non si vuol sentir dire, del turnover, perché comunque nel calcio moderno 3 partite in una settimana, anche se i ragazzi sono giovani e non hanno l'artrosi, comunque sia possono essere un peso. Però a volte gli avversari possono anche guardare al blasone. Il Siena ha questa moneta da spendere ancora in questa categoria, è una squadra che gli viene riconosciuta un'aristocrazia sportiva, e per tornare alla SNAI, anche la SNAI ce l'ha riconosciuta, al di là dei valori tecnici, e quindi magari ecco che il Monza, anche giocando sui grandi numeri, visto ha vinto 5 su 5, può incappare in un turno infrasettimanale dove magari ci porta rispetto, e noi in questo contesto prendiamo coraggio per fare una prestazione. Ecco. Vero, il Monza ha fatto rifiatare qualche giocatore, lo ha fatto anche lui turnover, con la differenza che poi ha continuato a vincere. Cambiamenti di formazione, il ritorno di Gerli, immagino ci sarà. Allora, questa volta credo si può completare tutti che il mister confermerà altri 5-2, più che altro per le risposte che ha dato il campo sulla compattezza difensiva della squadra a seconda dei moduli diversi. Cambiamenti a centrocampo credo siano obbligati, Gerry l'ha detto te, credo sarà imprescindibilmente tra gli 11 titolari, poi io credo che molto si rivedrà di quello di Recco, cioè, si rivedrà Baroni al centro della difesa, credo Panizzi il centro-sinistra, Ucada e Migliorelli credo siano confermati, anche perché non è, ci sono tantissime alternative in quel ruolo. Cerrotti? Io non credo, sinceramente non credo, soprattutto perché la partita è a soli 3 giorni da quella di domenica, non stava bene fisicamente contro la Pro Patria, non credo che in questi 2 giorni di differenza svolti completamente, poi ci sono delle dinamiche che ovviamente non si può analizzare. Io volevo solo aggiungermi al discorso di prima sull'importanza delle partite tra Monza e Pistoiese. Io credo che la partita con la Pistoiese sarà fondamentale, cioè sarà un bivio a prescindere dal risultato col Monza, perché parliamo per assurdo, Siena vince a Monza, ci auguriamo tutti succeda questa impresa, se però, e qui parliamo ovviamente, non speriamo, perdi in casa un'altra volta, sei allo stesso punto, perché è vero che le squadre non si giudicano con i numeri, però se perdi 5 partite consecutive in casa, o comunque fai 5
4 sconfitte, un pareggio brutto, insomma, poi ovviamente c'è un bilancio tra risultato e prestazione, però se questo ciclo negativo in casa continua, anche ricollegandomi a quello che diceva Luciano, il feeling che è necessario, l'entusiasmo che deve nascere con la scintilla della prestazione della squadra, se non incomincia nelle prime 5 giornate, dopo poi diventa molto complicato, e il loop negativo poi, quando inizia a diventare più grande, è sempre più difficile uscirne e compromette il campionato. Eh sì. Io penso che se vinci sempre le possibilità sono quelle che sono. Penso che se vinci a Monza con la Pistoiese non c'è partita. Questo si vuole. Ce l'auguriamo, ovviamente, poi vai alla Pistoiese con un altro animo rispetto ad adesso, questo non c'è dubbio. C'è uno sblocco mentale determinante. Pubblicità, poi torniamo con l'ultimo blocco di Studio Robur. Rieccoci in onda con Studio Robur, lascio la parola a Lorenzo Molinacci, stavamo parlando del Monza. L'infrasettimanale, anche il momento, non permette un grande esodo da Siena. Però è chiaro che resta forse la trasferta per adesso più affascinante in questo contesto, anche per i personaggi che ruotano intorno al Monza. Cioè, più che il discorso del turno infrasettimanale sono le batoste in casa, perché io per esempio quest'anno non ho fatto nemmeno una trasferta e non andrò nemmeno a Monza, perché sono trasferte impegnative e che comunque ci vuole lo spirito giusto, lo stimolo giusto. Sicuramente se noi domenica avevamo vinto con la Pro Patria, 70-80 tifosi c'erano a Monza, cioè, però poi dopo domenica io ho mollato e ho detto che io stavo a casa anche mercoledì. In attesa di tempi migliori. Poi le trasferte più vicine saranno tutte nel ritorno. Sono tutte nel girone d'andata. La trasferta più vicina è Crema, a 318 km. Chiamala vicina. Comunque facciamo due parole anche su questo Monza del presidente Silvio Berlusconi, amante del calcio, non ha perso una partita, dicevate voi, in casa e in trasferta. Passione. Quindi insomma, con il suo Fido Gagliani vanno a seguire questa loro creatura, amante del calcio e della vita, insomma, Silvio Berlusconi, e comunque insomma, a 84 anni suonati, insomma, dimostra di avere una passione vera per questo sport, poi si potrà di tutto quello che volete, quindi diciamo che insieme all'altra sua grande passione, il calcio è la sua vera dimostrazione passione, che nel calcio i soldi è importante, ma bisogna saperle anche spendere, certo. Perché il Bari non è che ha speso meno. No, Bari ha due signori attaccati, Antenucci e Ferrari. Bari non è che ha speso meno del Monza, no. Però... È vero, però oggettivamente nel contesto del girone A è veramente sproporzionato. No? Cioè, basta vedere che Gliozzi è l'attaccante part-time, mentre al ventesimo del secondo tempo... Comunque il progetto Monza è, per chiamarlo come dicono quelli bravi, è un progetto destinato ad approdare nella massima serie. Questo sarà un bene anche, se volete, magari qualcuno storcerà la bocca, per il calcio italiano, perché comunque sia Berlusconi continua a essere un magnate, continua a essere un uomo di tradizione calcistica, e quindi già tutti noi, quando abbiamo visto il Siena inserito nel girone del Monza, abbiamo pensato, vabbè, e quest'anno il primo posto è andato quindi voglio dire, quest'anno si lotta per il secondo posto, ma siamo stati parecchio ottimisti, esatto, poi dirlo a Siena con la tradizione paliesca, lottare per il secondo posto, insomma, arrivare secondi è importantissimo, per questi regolamenti è fondamentale, sarebbe fondamentale, ma insomma l'abbiamo visto due anni fa, perché insomma il Siena riuscì proprio a recuperare energie e poi arrivare in finale con il Cosenza, e Monza che a occhio penso abbia speso almeno 6 volte rispetto al Siena, questo per dare una dimensione. I numeri dicono 15 punti in 5 partite, 9 gol fatti, 1 subito. Valerio, e allora dove deve andare a mirare il Siena per provare a far male a una corazzata? Mirare, sai, limiti poco, perché gol ne hanno fatti tanti e ne hanno subito uno solo. Io credo che debba affrontarla come una partita normale, cioè solidità difensiva, perché senza quella la perdi, quindi estrema attenzione difensiva, estrema concentrazione,
Ma la difesa, al di là dell'organizzazione, nelle grandi sfide la difesa si esalta, è più concentrata, pensa che se sbaglio mi fanno gol, con quelle altre squadre non lo pensi, invece te lo fanno lo stesso. Vedi anche in Serie A, quando c'è Ronaldo davanti, sono tutti concentratissimi, poi magari la domenica dopo giochi con la spalla e pensi che te lo fanno, invece te lo fanno. Quindi non ho tanta paura lì, anche se poi il gol l'hai detto tu, quello che qui giocherebbe anche con le stampelle lì entra forse. A centrocampo la dinamicità credo che sia importante, non farli giocare, quindi essere molto aggressivi. Fare gol diventa un pochino forse più problematico, quindi devi sperare davvero in qualche, o in qualche ripartenza sugli esterni, o una grande giocata singola, o perché no, magari in qualche palla inattiva, perché rigiro il discorso, quello che aumenta la concentrazione, i numeri e le situazioni ora che aumenta la concentrazione del Siena, potrebbero fare invece un pochino deconcentrare, quindi far fare meno attenzione al Monza. Le grandi squadre di solito non fanno così, però non è di fuori che questo possa succedere, quindi qualche calo di tensione, qualche situazione da poter creare, però occorre grande compattezza e grande determinazione difensiva e molta aggressività in mezzo al campo. Vedremo se basterà queste indicazioni. Il Siena, ricordiamo, lo scorso anno fu la prima a battere l'Entella, che era la squadra designata un buon per arbitraggio. Vincere, però esatto. Però l'Entella, insomma, il Monza è un'altra cosa. Ci guardiamo il quadro della sesta giornata di campionato, così oltre a Monza-Siena vediamo anche gli altri incroci. Si giocano tutte le partite del mercoledì tranne due di giovedì. Mercoledì alle 18:30 ci saranno Como-Arezzo, Gozzano-Novara, Pistoiese-Renate e Propatria-Pianese. Poi alle 20:45 Albino-Leffe, Juventus-Under 23, Monza-Siena, Pergolettese-Lecco, Pontedera-Provercelli, e si va al giovedì alle ore 16 Carrarese-Olbia e alle 20:45 Alessandria-Gian Erminio. Quindi insomma, un turno interessante. Ci sta che la Pistoiese venga con l'acqua alla gola veramente anche loro, perché hanno un turno complicato anche loro, quindi potrebbe essere davvero una partita. Hanno un turno complicato, sono senza quasi tutto l'attacco, perlomeno nell'ultima partita col Como. Giocavano con Valiani trequartista proprio perché erano in emergenza davanti. L'eterno Valiani ancora. Quanti anni ha Valiani? 39. Quindi più giovane di Maccarone e Tavano. Certo, sì, beh, cioè, questa è una categoria, come detto, che. No, però quello che stupisce di Valiani. 39 ce l'aveva anche le noci ieri. Mentre Maccarone e Tavano si possono anche preservare, Valiani è un giocatore a tutto campo. Di corsa, certo. Cioè, però è sempre pelato, quindi non dà l'idea che sia invecchiato, è sempre stato così. Non... E lo si sciupa, il brutto si conserva, quindi alla fine insomma sembra sempre un ventenne, venticinquenne. Certo, sarà un ritorno di Valiani, un ritorno di Terigi, un ritorno del DS Giovanni Dolci. Della partita con la Pistoiese parleremo giovedì, faremo una puntata speciale di Studio Roboli il giovedì sera per parlare del Monza e poi anche della Pistoiese. Questi ultimi minuti finali volevo affrontare il tema stadio, coinvolgendo anche Lorenzo Molinacci, che è stato una delle voci che hanno sollevato comunque anche una questione all'interno dello stadio, le condizioni del rastrello. Sono arrivati i risultati di un esame di staticità, il risultato è che non c'è rischio crollo, però ci sono degli interventi da fare che il Comune sembra abbia intenzione di farli. Il primo riguarderebbe la gradinata, la parte bassa, che non ci sono problemi con le partite, no? Non c'è questione di chiudere il settore, e poi un secondo intervento penso anche in tribuna. Ma noi stiamo parlando di uno stadio che per la parte la tribuna coperta è stata costruita negli anni 40, la gradinata negli anni 50. Poi non c'è stato mai fatto niente fino ad arrivare alla promozione del Siena in Serie B, dove fu fatta una prima modifica.
poi con la promozione del Siena in Serie A una seconda modifica e il secondo anno di Serie A una terza modifica. Da allora non è più stato, si sta parlando del 2004, quindi sono 15 anni, in cui non è stato fatto assolutamente niente. Se si esclude l'anno, il primo anno di Serie C, che Ponte cambiò i seggiolini, una parte dei seggiolini della tribuna aperta. È chiaro che lo stadio esteticamente, ma anche a livello insomma di vivibilità, ha bisogno di interventi importanti. Noi abbiamo messo in risalto le condizioni in cui versa la gradinata, dove noi siamo da praticamente da 49 anni, che è anche un problema di sicurezza, perché c'è il ferro del cemento armato che è a giro tra i seggiolini, gli scalini che sono tutti sgretolati, i seggiolini che, come ti ci avvicini, rilasciano una polvere bianca che macchiano i vestiti, e il tifoso è costretto ad arrivare allo stadio col sacco della spazzatura da mettere sopra il sedile. E noi abbiamo sollevato il problema. Il Comune sta prontamente ha recepito la nostra protesta. Siamo stati convocati in Comune dall'assessore Sportelli. Allo sport Massimo Sportelli e dall'assessore ai lavori pubblici Sportelli e allo sport Buzzichelli, e si sono dimostrati molto sensibili insomma a questo problema. Ci hanno detto che fino ad ora erano in attesa del risultato dei sondaggi antisismici fatti sia nella parte in cemento, questi sono arrivati a fine agosto e sono stati positivi, e che allora il Comune avrebbe fatto degli interventi a partire dalla gradinata, spostando i tifosi nella parte di sopra in ferro per i mesi, dice un paio di mesi necessari per mettere a posto la gradinata di sotto. C'è da vedere se verranno cambiati anche seggiolini, come io mi auguro, perché togliere quei seggiolini, fare lavori al cemento per poi rimontare i seggiolini vecchi di 15 anni mi sembrerebbe un'assurdità. Comunque apprezziamo, come dire, che il Comune si è dichiarato subito sensibile a recepire la nostra protesta, e vediamo un pochino adesso come si svilupperà tutta la faccenda. Poi il tema stadio, una volta accantonata la soluzione di costruire un altro stadio in periferia, era finito sotto i riflettori, di fare un restyling, di cercare una soluzione più sostenibile, moderna, togliendo magari la pista, forse riducendo anche la capienza, comunque intervenire ampio respiro. Sullo stadio ci sarebbero tanti discorsi da fare, magari ci vorrebbe una puntata. Mi limito solo a dire questo, non so, permettimi una battuta, ma nemmeno troppo, insomma, a Siena siamo molto legati anche ai colori, no? Che sono identitari, quindi magari levare questi seggiolini verdi e metterceli bianco e neri, perché no? Insomma, potrebbe essere un'idea. Sì, potrebbe essere uno spunto in un'ottica di restare in generale, di miglioria, e intanto però noi aspettiamo una miglioria in campo. Mi ha fatto una buona impressione anche il fondo campo, perché è vero che perché piovuto, ma insomma era tanto tempo che non pioveva. Mi sembra che il campo fosse esageratamente pesante, forse è stata la mia impressione, però ho visto anche due o tre rimbalzi. No, il campo rispetto a qualche anno ha perso qualcosa. C'è stato, quando si era in Serie A era uno dei più belli, mi ricordo, era quasi sempre perfetto, era quasi un'eccezione, però in questi ultimi anni... Ho avuto questa impressione ieri, perché ripeto, non è di, sai, più o meno 10 giorni, campo pesante... Il campo del Rastello si è ammalato nell'anno della Serie D, quasi una specie di anatema del dio del calcio, e da lì non si è più ripreso. Sì, perché non fu, ci fu quel un mese in cui non esisteva la società, e non fu annaffiato, l'erba si seccò, sì. E da quel punto lì non ripreso. Si è più ripreso, anche perché quando eravamo in Serie A c'era a disposizione magari delle cifre
importanti da poter investire nello stadio, che in Serie C non ti può permettere di spendere 70-80 mila euro per materiale. Anche quello, secondo me, andrebbe rifatto il fondo. Poi non c'è più il medico Olinto. Olinto, sì. Il grande Olinto, assolutamente. Eh sì, lo rastrello era un vanto in Serie A, c'era anche chi si lamentava. Non per il capello. Esattamente, facevo riferimento proprio a lui, all'erba alta, no? L'erba alta. 0-0 finì quella partita. Grazie all'erba alta. Grazie all'erba alta, sia a Roma. Allora, siamo arrivati alla fine, parlavamo di migliorie nello stadio, adesso serve la miglioria in campo, però non del campo, proprio in campo per la Robur, e ci aspettiamo una grande partita mercoledì a Monza alle ore 20:45 e noi torneremo a parlare di questa partita il giorno dopo con Studio Robur la sera alle 21, sempre in diretta. Grazie ai miei ospiti, grazie a Valerio Beltrami, Lorenzo Molinacci, Luciano Sardone. Grazie. Lapo Cinelli, grazie a voi, grazie a Leonardo Vigni e Marion Comici in regia, grazie a voi per averci seguito, noi ci vediamo come detto giovedì sera per parlare di Monza Robur Siena.